dal libro Pratica di Amar Gesù Cristo di Sant'Alfonso Maria de Liguori. I mezzi per uscire dalla tiepidezza e per incamminarsi verso la santità. 4. La comunione frequente. Il quarto mezzo per giungere alla perfezione e perseverare in grazia di Dio è la frequenza della Santa Comunione, della quale abbiamo già parlato nel capitolo secondo, dove abbiamo detto che una persona non può fare cosa più gradita a Gesù Cristo che riceverlo spesso nell'Eucarestia. Santa Teresa diceva che la comunione frequente è il migliore aiuto per la perfezione. In essa il Signore conduce le persone verso la perfezione e aggiungeva che, ordinariamente parlando, le persone che si comunicano spesso avanzano maggiormente nella perfezione e che nei monasteri dove si pratica la comunione frequente regna un maggior spirito religioso. Per questo, come è scritto nel decreto di Innocenzo XI del 1679, i santi padri hanno tanto caldeggiato e promosso la comunione frequente e anche quotidiana. La comunione, come afferma il Concilio di Trento, ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva da quelle mortali. San Bernardo scrive che la comunione aiuta a reprimere gli impulsi dell'ira e dell'incontinenza, che sono le due passioni che più spesso e più fortemente ci assalgono. San Tommaso scrive che la comunione vince le suggestioni del demonio. Infine, San Giovanni Crisostomo afferma che l'Eucarestia ci infonde una forte inclinazione per le virtù e la prontezza nel praticarle, insieme a una grande pace, e così ci rende facile e dolce il cammino verso la perfezione. Soprattutto, nessun sacramento infiamma tanto le persone nell'amore divino quanto l'Eucarestia, in cui Gesù Cristo ci dona tutto se stesso per unirci totalmente a Lui nell'amore. Per questo il venerabile Giovanni d'Avila dice che chi allontana le persone dalla comunione frequente fa il gioco del diavolo. Sì, perché il diavolo odia molto questo sacramento, dal quale le persone ricevono tanta forza per avanzare nell'amore di Dio. Per fare bene la comunione è necessaria la dovuta preparazione. Anzitutto la preparazione remota, che consiste nell'astenersi da ogni peccato deliberato, cioè commesso ad occhi aperti, nel fare molta orazione mentale e nel mortificare i sensi e le passioni. San Francesco di Sala, al capitolo 20 della sua Filotea, insegna: chi avesse superato la maggior parte delle sue cattive inclinazioni e fosse giunto a un notevole grado di perfezione, potrebbe comunicarsi ogni giorno. San Tommaso l'Angelico insegna che può fare la comunione quotidiana chi, comunicandosi, sente aumentare in sé il fervore dell'amore di Dio. Perciò, nel menzionato decreto di Innocenzo XI, la maggiore o minore frequenza della comunione è lasciata alla discrezione del direttore spirituale, che in ciò si regolerà a seconda del profitto che ne ricava la persona da lui diretta. La preparazione prossima alla comunione è quella che si fa la mattina stessa in cui ci si comunica. Per essa è necessaria almeno mezz'ora di orazione mentale. Affinché poi la comunione sia fruttuosa è necessario un lungo ringraziamento. Giovanni d'Avila diceva che il tempo dopo la comunione è utile per guadagnare tesori di grazie. Per Santa Maria Maddalena dei Pazzi è il momento migliore per infiammarsi nell'amore divino. E Santa Teresa scrive che è una buona occasione da non perdere per trattare con Dio, poiché Sua Divina Maestà paga bene l'alloggio se gli viene fatta buona accoglienza. Certe persone pusillanimi, invitate dal confessore a comunicarsi più spesso, se ne astengono dicendo che non ne sono degne. Ma non sai, sorella o fratello, che più aspetti a comunicarti, più te ne rende indegno? Senza la comunione avrai meno forza e commetterai più mancanze. Su via, obbedisci al tuo direttore e lasciati guidare da lui. Le mancanze non impediscono la comunione quando non sono pienamente volontarie. La tua maggior mancanza è questa: non obbedire al tuo direttore spirituale. Qualche altro si scusa dicendo: ma io in passato ho fatto una vita di peccato.
A costui rispondo: chi è più malato ha più bisogno del medico e delle medicine. Nell'Eucarestia Gesù è medico e medicina. Io che pecco continuamente, scrive Sant'Ambrogio, devo procurarmi continuamente la medicina. Altri ancora dirà: ma il confessore non mi dice di comunicarmi più spesso. Se egli non te lo dice, chiediglielo tu. Se egli poi te lo nega, obbedisci, ma intanto fagli la richiesta. Pare superbia. Sarebbe superbia se tu volessi comunicarti contro il suo parere, ma non quando tu glielo domandi con umiltà. Questo pane celeste richiede fame. Gesù vuole essere desiderato. Il pensiero di avere appena ricevuto l'Eucaristia o di riceverla all'indomani tiene la persona attenta ad evitare il peccato e a fare la volontà di Dio. Ma io sono senza fervore. Se parli del fervore sensibile, questo non è necessario e Dio non lo dona sempre, neppure agli amici più cari. Basta il fervore di una volontà decisa a donarsi tutta a Dio e ad avanzare nell'amore divino. Scrive Giovanni Gersone che chi si astiene dalla comunione perché non sente abbastanza devozione fa come chi non si accosta al fuoco perché non si sente caldo. Purtroppo molte persone lasciano la comunione per non impegnarsi a vivere con più raccoglimento e maggiore distacco dalle cose terrene. Questa è la vera ragione per cui non vogliono comunicarsi più spesso. Si rendono conto che la comunione frequente non va d'accordo con quella volontà di apparire, con quella vanità nel vestire, con i piaceri della gola, con le comodità, con le conversazioni frivole. Si rendono conto che ci vorrebbe più preghiera, più mortificazione interna ed esterna, più raccoglimento. Per questo si vergognano di accostarsi più spesso all'altare. Non c'è dubbio che tali persone, trovandosi in questo misero stato di tiepidezza, fanno bene ad astenersi dalla comunione frequente. Ma da questa tiepidezza deve ad ogni costo uscirne chi, essendo chiamato ad una vita più perfetta, non vuole mettere in pericolo la sua salvezza eterna. Per conservare l'anima in fervore, giova molto fare spesso la comunione spirituale, tanto lodata dal Concilio di Trento, che esorta tutti i fedeli a praticarla. La comunione spirituale, come dice San Tommaso, consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù Cristo nel sacramento. I santi la facevano più volte al giorno. Si può farla dicendo: Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo e ti desidero, vieni nell'anima mia. Ti abbraccio e ti prego di non permettere che io non abbia mai a separarmi da te. Più brevemente, Gesù mio, vieni a me, io ti desidero, ti abbraccio, rimaniamo sempre uniti. La comunione spirituale si può praticare più volte al giorno, quando si fa l'orazione o la visita al Santissimo Sacramento, e specialmente quando partecipiamo alla messa, ma non possiamo comunicarci sacramentalmente. La beata Agata della Croce, domenicana, diceva che se il confessore non le avesse insegnato a comunicarsi così più volte al giorno, non sarebbe riuscita ad andare avanti. Gesù, amor mio, voglio fermamente amarti quanto posso e farmi santo. E voglio farmi santo per piacerti e amarti molto in questa e nell'altra vita. Io non posso niente, ma tu puoi tutto e so che mi vuoi santo. Per tua grazia la mia anima anela a te e non cerca altro che te. Io non voglio più vivere per me stesso. Tu mi vuoi tutto tuo e tutto tuo io voglio essere. Vieni a unirmi a te, a unirti a me. Tu, bontà infinita, mi hai amato tanto. Come dunque potrei amare altro che te? Antepongo il tuo amore a tutte le cose del mondo. Tu sei l'unico oggetto, l'unico fine di tutti gli affetti miei. Lascio tutto per amare solo te, mio creatore, mio redentore, mio consolatore, mia speranza, mio amore e mio tutto. Voglio farmi santo, senza perdermi d'animo per le offese che in passato ti ho fatto. Tu, infatti, Gesù mio, sei morto per perdonare chi si pente. Ora io ti amo con tutto il cuore, ti amo più di me stesso e mi pento sopra ogni male di aver disprezzato te, sommo bene.
O Dio del mio cuore, ora non sono più mio ma tuo. Disponi di me come ti piace. Per amor tuo accetto le tribolazioni che vorrai mandarmi, infermità, dolori, angustie, ignominie, povertà, persecuzioni, desolazioni. Accetto tutto per amor tuo, come pure accetto il genere di morte che hai preparato per me, con tutte le angosce e le croci che l'accompagneranno. Basta che tu mi doni la grazia di amarti tanto. Aiutami e dammi la forza di riparare con il mio amore, nella vita che mi resta, le amarezze che in passato ti ho procurato, o unico amore della mia vita. O Maria, Regina del Cielo, Madre di Dio e grande avvocata dei peccatori, in te confido.